Così nel giro di pochissimo partiamo da zero fino alla finitura. Ok, partiamo. Siamo in Italia, la partiamo. Sicuramente lo sapete, non smuovete mai il prodotto prima di applicarlo, perché se no ritorniamo allo stato precedente, tipo quando lo misceliamo il prodotto tende a lasciarsi andare. Ecco, vedete, nonostante tu hai messo qui un po' di addensante. Un po' di addensante. Nonostante che lui ha messo un po' di addensante, il prodotto è ancora morbido. Ma questa morbidità qui va benissimo. Voi dovete vedere quando invece lo misceliamo senza l'addensante. Il viola non sarebbe applicabile, non so se vi è mai capitato. Molto probabilmente Rimondi ha questo problema. Perché non ha l'esperienza. Perché lui lo ha applicato così com'era, si trova in difficoltà nel farlo lavorare, nel creare spessore, pensando solo che lui deve fare tre mani. Lui con tre mani? Con tre mani non potrà mai farlo, se il prodotto ce l'ha lui. Mai! Pippo le sue non gli verrà mai lucido, non gli verrà mai spatolato, non gli verrà mai il lavoro che deve fare. Le sue tre mani liquide corrispondono alla prima mano di questa. Certo. Partiamo. Ok, allora. Mai lasciare spessore nella prima mano. Perché se noi lasciamo spessore nella prima mano, corriamo il rischio che nel momento in cui lui si asciuga e tira, tende a crepare. Perché torna a ripetere che un prodotto che non ha resine all'interno, quindi non essendo un sintetico, subisce la temperatura, quindi quando si asciuga, se abbiamo dato un grosso spessore, non riesce a legare, quindi si spacca. Tipo calcio. Stiamo parlando di allora, ecco che cosa succede. Ecco il perché del primer che crea questo poro aperto, perché io adesso sto rasando, raso, quindi il prodotto che ha bisogno il muro lo chiede il primer, non sto andando a spessore, l'avete visto? Quindi a questo punto è un'azione meccanica che stiamo esercitando sul muro. Il frattazzo sta friggendo all'interno il prodotto trova il poro aperto e si infila dentro. Fagli vedere a lasciare spessore, Andrea, per favore. Questo non è un lavoro da fare, vedete? Non va lasciato spessore. Non sta guardando proprio. Devi sentire colorare questo scricchiolare il frattazzo sul muro. Lo spessore nell'altro passaggio. Lo spessore te lo dai il primer, bravissimo. Nel primo passaggio. Il secondo passaggio, il quantitativo di prodotto che va nel muro, te lo chiede il primo passaggio. Quindi tu man mano che dai il prodotto ce l'assorbe, quando passi il frattazzo e non senti più il rumore del frattazzo che sta striando contro qualcosa, a quel punto vuol dire che hai tolto tutti i difetti. È inutile che continui a dargli il prodotto su, non serve. Hai tolto tutti i difetti in parete. A quel punto il prodotto è pronto per essere lavorato con la terza mano oscillante. Ma fino a quando io passo su il frattazzo, anche in seconda mano, e sento qualche rumorino, e perché non sono ancora andato a giusto spessore. Quindi, se questo in seconda mano mi succede in quasi tutta la parete, non insisto, preferisco dare questo secondo passaggio e poi vado a dare un altro passaggio sopra, per poi fare la finitura, capito? Perché dipende molto dal tipo, magari anche di rullo che si usa per dare il primer, il primus, perché se tu usi un rullo a pelo corto ti dà una superficie che noi diciamo è quella giusta. Se tu usi un rullo magari che c'è il pelo lungo e quindi ti lascia dei saltelli più grossi, mi sfido a riuscire a fare in tre mani, lì magari ci vuole forza la mano. Quindi anche la scelta del rullo è importante. Io voglio fare una domanda a voi che già usate spatola stucchi e che usate il primus, come passate il primus voi sul muro? Con che tipo di rullo lo passate? Rullo medio. Io con quello piccolino, ma non nelle pareti grandi. Se ti capita di fare delle pareti grosse, tu usi un rullo normalissimo così per l'impiancatura. Per lo meno, diciamo. Un rullo meglio. Quindi la cosa è prendere un rullo a quello corto.
Io, se vuoi mio parere, sì. Se poi tu vuoi usare un rullo che per imbiancare, che sai che dando il primer riesce a dare il giusto... No, quella è una cosa personale. È una cosa personale. Cioè, perché in base a come la usi... Ultimamente abbiamo avuto un po' fra di noi, no? Il discorso del rullo a pelo corto, al pelo lungo e via dicendo, no? Adesso vi lasciamo... Se siete a casa di una signora che c'è i mobili, arredata, vi maledisce per tutta la vita, perché quella polvere lì se la terrà dietro per 6 mesi perché si infila da tutte le parti e dopo 3 mesi guisce e vede ancora il viola, si ricorda di voi. Quindi ecco il perché non usare la carta d'età. Poi, se la volete usare, so. Buono, andiamo avanti alla seconda. Vedete? La seconda mano è un pochino più, anche più piacevole, anche a livello di applicazione, senti il gusto di applicare. Perché senti il gusto di applicare? Perché adesso, a prescindere che ogni scarafone è per la mamma sua, no? Lo spatola stucchi, a differenza degli altri stucchi, sapete qual è il bello? Che tu appena che lo smuovi lui si smolla e vi è facilita l'applicazione, non è un elastico come sono i prodotti sintetici o i prodotti a calce senza aver messo dentro il colore additivato di dicembre, che tu continui a tirare e il prodotto rimane sempre uguale e ti si forma la righetta e ci ritorni e ci ritorni, perché se no, vedi, lo dai su, lui si smolla e ti facilita l'applicazione. Secondo me il successo al 90% di spatola stucchi è stata data da questa situazione. Non va, come dicevo prima, non occorre nessun disegno in questa fase. Noi dobbiamo rasare, la parete deve essere alla fine asciutta completamente uniforme. Non vi preoccupate, la mano finale è quella che ci crea tutte le lavorazioni. E poi, torno a ripetere, le spatolate sono soggettive. Ognuno crea. Ecco il discorso di stamattina di Giorgio. Ognuno di voi ha una sua creatività, ha una sua testa ed è giusto che si faccia. Quello che diceva Pippo, e adesso vado a rasare quest'altra parte e poi vado a ripassarlo su questa zona, sentite il suono. Questo ci fa capire, anche se abbiamo dei colori particolari, che qua già abbiamo raggiunto il giusto spessore. Un'altra cosa che vi voglio dire nel discorso della rasatura, non dico così per tutti i brani, se siete del mestiere non c'è nessun problema. Ma se noi iniziamo dall'angolo, da quell'angolo e dobbiamo costruire questa parete, il fatto di, dalla prima all'ultima mano, di lavorare il prodotto e poi quando mi sposto, non iniziare da questa parte, ma sempre lavorare e andare a chiudere le spatolate, di modo che mai ci rimane uno spessore partendo da qui. Perché io qui vado a rasarmi sopra e sono sicuro che l'aggiunta che faccio è perfettamente piatta. Perché la tecnica di far vedere la giunta è la tecnica sbagliata, che è quella che lucido il pezzo e poi riparto da qui e arrivato a dare la spatolata. Attenzione, questo taglio che facciamo quando lasciamo il prodotto, cioè tu non lo vai a chiudere, lui rimane uno spessorino. E voi sapete che quando uno va a lucidare e trovi quel micron di materiale più, diventa più scuro. E se tu lo fai sezionalmente questo lavoro, alla fine ti ritrovi i famosi quadrotti dati da una errata applicazione per quanto riguarda alcuni tipi di prodotti. Pippo, la terza mano, il terzo pannello, no? Adesso verrà lucidato. Adesso verrà. Lo possiamo fare a pezzetti? Lui lo fa a pezzetti. Ah, okay. Lui lo fa a pezzetti, certo. Come se fosse a vedere, ma come un'altra cosa che mi preferisco è importante, avere una parete del genere è già un bel paratone. Dove se io inizio dall'alto col trapattello, c'è il piattone, mi faccio spostare, faccio un errore grande. Allora io lavoro sempre in verticale, sempre in verticale, mi faccio il pezzo sopra, scendo, mi faccio il pezzo sotto, mi sposto, lo faccio in un modo un po' scalare, vi dicendo, ma mai fare un paretone del genere tutto in alto per poi tornare qua. A questo punto qui abbiamo il prodotto che si è ossidato. Quando andiamo a fare la giunta può anche darsi che succeda qualcosa. Mentre se io non lavoro in verticale, lavoro sempre con il prodotto che è abbastanza malleabile quando vado a fare la giunta, perché non si è ancora asciugato, quindi lo posso lavorare e schiacciare tranquillamente. Questo è importantissimo. La prima mano si mette un po' di più. Se cosa andare a fare la punta, Se cosa andare a fare la punta. Non solo, certo, è preferibile che la parete venga da un angolo a un angolo venga finita.
Non è che uno dice, sai, mezza parete, mezzogiorno, mo me ne vado a mangiare. No, ma io guardate che ho trovato che la gente, che torno a ripetere, la gente che viene qui a fare i master si presuppone che siano applicatori già di un certo, e invece non è vero, qui vengono anche applicatori che sono alle prime anni, diciamo, e ho provato a sentire delle cose. Il segno fa il segno su di non applicatore modello. Quel lavoro ne fa un sostentamento della sua vita, no? C'è uno che viene a dire, senti, ma scusa, se io a mezzogiorno devo andare a mangiare, cosa faccio? Cioè, una, capisci? Il